Forse è per questo che non è tanto apprezzato. Come profumo è molto intenso, quindi insomma, cioè io lo metto appunto solo in estate, proprio per allontanare le zanzare. È un profumo un po' particolare, il geranio ha un odore un po' particolare. Poi parliamo del I Love Me. Love Me secondo me è cioè uno dei migliori, senz'altro. Io non ce l'ho qua perché l'ho praticamente finito. C'era ancora un pezzettino piccolo, vabbè, non me lo faccio vedere. È buonissimo, cioè è buonissimo perché sa proprio di miele, di dolce, cioè di biscotti, sembra, è buonissimo. Dentro è a forma di cuore e dentro ha un cioccolatino. Fantastico, assolutamente. È stato il mio primo, tra l'altro. Costa anche lui 6,35 euro. E buono, veramente buono, ve lo straconsiglio, assolutamente. Un altro olio che invece per me non è per niente buono è il Circolo Vizioso. È tondo, ha una forma tonda. Ragazzi, cioè per me ha un odore bruttissimo, cioè dovrebbe sapere di di rosa, lavanda e finocchio. Secondo me, boh, giusto il finocchio io ci sento. Rosa, lavanda, no, cioè ha un odore veramente terribile. Infatti, non lo uso mai, non so quando lo finirò. A parte che poi è anche piccolo. Cioè, piccolino, costa 6,35 euro. Non ve lo consiglio per niente. Si chiama il Circolo Vizioso, non compratelo. Poi un altro che invece è abbastanza buono è Lolita. È molto floreale anche questo. Io ve ne faccio vedere un pezzo perché l'ho praticamente finito. Però ha la caratteristica di avere questa bocca. Questa bocca è un panetto ovale con su questa bocca rossa, quindi lo riconoscete da questo. Costa 7,95 euro ed è abbastanza dolce, molto floreale, cioè molto, molto fresco, va benissimo anche per l'estate, molto femminile, ecco. Buono, buono, devo dire buono, mi piace. Appunto, poi se apprezzate insomma i profumi floreali sicuramente vi piacerà. Un olio di massaggio che io adoro assolutamente è il Massaggiami, buonissimo. Questo sa di cioccolato e miele, esagono. Mamma mia, è un po' particolare, quindi sicuramente non piace a tutti. Io lo adoro, cioè è abbastanza dolce perché sa di appunto cioccolato, miele e anche un retrogusto di menta. Io lo adoro assolutamente, è qualcosa di stupendo secondo me. E costa 9,25 euro, però è bello grosso. Cioè, 100 grammi, beh no, però è strano, pensavo fosse di più, perché è bello grosso come panetto. È molto idratante, profumo intensissimo, cioè si sente veramente tanto. Ottimo, Massaggia mi si chiama, buonissimo. Poi un altro abbastanza buono è il Peach and Love, che è questo qua. Allora, non fatemi ingannare dal nome, non sa di pesca, anche se si chiama Peach and Love, sa di agrumi, è molto agrumato. Buono, devo dire che secondo me ha un retrogusto di medicina, quindi non è tra i miei preferiti, però insomma non è male, sa di arancia sostanzialmente, appunto agrumato, arancia e limone. Costa 7,50 euro. Niente, idrata bene, si asciuga abbastanza in fretta, ecco, questo è un pregio. Si asciuga forse più in fretta degli altri. Quindi per questa cosa è ottimo assolutamente. Poi lo scarabeo iridescente. Allora, lo scarabeo iridescente io l'ho annoverato tra i peggiori prodotti Lush. È a forma di scarabeo. Qua è consumato, quindi insomma, vabbè. Sembra uno scarabeo ed è fatto apposta per lasciare giù i brillantini. Peccato che prima di tutto ne lascia giù troppi, cioè vi riempie
sinceramente non lo sento, cioè non si sente niente. Ed è durissimo, cioè non riuscite a passarlo, cioè vi gratta, vi grattugia. Io ero viola quando l'ho usato, quindi non ve lo consiglio per niente. Costa 5,75 euro, si chiama Scarabeo Ridescende, non compratelo, assolutamente. Orribile. Poi lo Splendido Splendente invece è un altro che lascia giù brillantini, sa di vaniglia, è buono, devo dire, sa, forma di cuore. E devo dire che questo è già più morbido, è già più oleoso, insomma. Anche questo ovviamente vi riempie di brillantini, però non è male, cioè ha un profumo già più, si sente già di più profumo, è più morbido, quindi sicuramente se volete qualcosa di brillantinoso prendete Splendido Splendente, che è molto meglio. Poi, Ti spezzo in due, io lo adoro. Mi è rotto, scusatemi. Buonissimo. Allora, come vedete ha questi fagiolini sulla superficie. Sono esattamente fagioli a zucchi. Scusate, mettevo la mano davanti, non avrete sentito nulla. Sono fagioli a zucchi e non vi fanno assolutamente lo scrub, vi fanno soltanto un po' di massaggio. Quindi è assolutamente fantastico. Vi fanno proprio un massaggino con questi fagioli. E è molto speziato, cioè ha proprio la caratteristica di essere molto speziato e con anche un retrogusto anche qua di menta, sa sostanzialmente di cannella e menta. E io l'adoro perché io adoro la cannella e mi piacciono questi fagiolini, quindi insomma è fantastico secondo me. Costa 7,95 euro e niente, ve lo straconsiglio. Poi anche è bello grande il panetto, quindi buonissimo, davvero ottimo. Se vi piacciono le cose speziate, buono, particolare, diverso dal solito, buono, proprio perché c'è la menta, quindi è un po' diverso dal solito, però è buonissimo, assolutamente. Ultimo, che io odio, è il Toddy alla noce. Non ce l'ho perché avevo un campioncino e l'ho buttato via. Sa di noci, ma forte, cioè ha un odore molto forte, sa proprio di noce, ma non, cioè non è buono, secondo me non è buono. È idratante, sì, cioè è abbastanza idratante assolutamente, però cioè, sa troppo di noce, secondo me non è buono, proprio il profumo non è buono per niente. Comunque sono tra l'altro gli ultimi pezzi perché anche lui lo stanno pensionando, costa 7,95 euro. Non so, vedete voi, se vi piacciono le noci, però boh, c'è cioè, un odore strano, cioè da mettersi addosso, sinceramente, a me non piace. Comunque, questi qua sono tutti gli oli da massaggio Lush. Se ne avete provato qualcuno, ditemi come vi siete trovati, raccontatemi qualcosa, datemi qualche vostro parere. E secondo me, insomma, è un prodotto abbastanza sicuramente originale perché è solito. E di oli solidi credo che giusto la Lush li faccia. E hanno dei profumi buonissimi, cioè devo dire che molto intensi, quindi assolutamente io ve li consiglio. E niente, questo era il video sugli oli nella Lush. Costano un po' tanto, ricordatevi di tenerli in frigo, però insomma secondo me ne vale.